Romano Elfrini alla fine di questa partita, dopo 8 vittorie, purtroppo siete incappati in una serata. No. Eh no, questa sera non era la nostra, non abbiamo giocato il nostro gioco e si è visto dall'inizio che loro erano più veloci e che andava meglio per loro, quindi non abbiamo dato la risposta che volevamo dare, però alla fine dobbiamo concentrarci sulle ultime tre adesso che abbiamo da giocare. 3 partite che sembrerebbero abbastanza abbordabili, almeno le prime due, a parte la trasferta di Ginevra, però sappiamo benissimo che ogni partita crea sempre insidie. Eh sì, lo sappiamo che con questo campionato ogni squadra può vincere contro tutti, quindi non dobbiamo andare contro il Langnau, Rapperswil e Ginevra pensando che sarà facile. Non è mai stato facile. Se vuoi vincere una partita devi dare il tuo 100% sul ghiaccio. E sì, l'unica cosa che posso dire. Possiamo dire che in queste ultime 3 partite, sia quel derby contro l'Ambrì, sia la partita anche a Davos, avete preso un po' troppi gol. Forse, dico da fuori, sembrato, un giocatore come Lionel fuori è un giocatore che pesa moltissimo, soprattutto in quel momento che era al massimo della forma. Sì, però possiamo solo giocare con i giocatori che sono in forma, quindi Layun non è in forma, non può giocare, quindi dobbiamo fare senza lui e ci siamo 25 veramente buoni giocatori che possono giocare ogni volta che sono sul ghiaccio, quindi non è colpa sua se abbiamo avuto un po' più di difficoltà nelle ultime tre partite, però chiaro che ogni giocatore che può aiutare la squadra. Ultima cosa, cosa ne pensi di questo fine del campionato in cui ci sono delle squadre che non giocheranno più, tipo il Berna, il Biella, giocheranno partite in meno? Può uscire una classifica magari non proprio precisa oppure pensi che vabbè, è giusto così? Lo sapevamo dall'inizio che forse sarebbe stata una stagione completamente non come le ultime. Strana, diciamo. Strano, sì, esatto. Quindi è così, sarà così e non possiamo fare niente contro questo modo di classifica. Facciamo 9 punti, così arriviamo secondi. Esatto, l'unica cosa che possiamo fare adesso è andare a giocare queste ultime tre partite e vincerle. Grazie, in bocca al lupo per le prossime partite.